Cari amici di Automoto News, un cordiale saluto da parte di Carlo Braccini, benvenuti, puntata dedicata a Citroën. Qui con me c'è Marco Freschi, Marco benvenuto, Grazie. responsabile comunicazione, correggimi se sbaglio, di Citroën Italia, Sì. insomma un marchio su cui c'è davvero tanto da dire. Alle nostre spalle l'avete vista, fa capolino una C4 Cactus, di cui parleremo, grande successo dello scorso anno, il 2015, ma insomma parte il 2016 con i migliori auspici. Intanto Citroën è andata al netto di una crisi che sembra finalmente, possiamo dirlo, sta passando, ci stiamo lasciando alle nostre spalle, insomma ha chiuso un 2015 positivo nonostante tutto. Certamente, abbiamo avuto un ottimo successo, soprattutto dalla seconda metà dell'anno in poi, una crescita continua in termini di immatricolazioni, quindi di vendite, di clienti che si sono avvicinati sempre di più ai concessionari Citroën per scoprire i prodotti nuovi del nostro marchio. In particolare Cactus, che ha veramente sviluppato un interesse particolare per il marchio, per capire la vettura, che ha destato subito interesse tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i clienti. In effetti abbiamo venduto molto bene anche in Italia, più di 10.000 unità già vendute dal lancio, quindi una vettura così originale, così particolare, è sicuramente un risultato Ecco, molto parlando di interessante. C4 Cactus, sono tante, talmente tante le innovazioni tecnologiche, estetiche, funzionali, che insomma non basta una puntata per raccontarle tutte. Cercheremo, perché poi abbiamo anche tante novità da raccontarvi del gruppo Citroën e di Citroën in particolare in questo 2016, ma concentriamoci per qualche minuto proprio sulla Cactus. Intanto, vabbè, la prima cosa che mi viene in mente è gli air bump, questa idea geniale di Citroën di dotare con elementi che fanno parte integrante anche dell'estetica della vettura, della carrozzeria, i famosi paracolpi con una specie di cuscino d'aria. Immaginate una vettura, la vedete, che è fasciata nei punti dove normalmente si rischia di subire qualche urto di leggera entità, la classica apertura dello sportello o quant'altro. In questo caso questi air bump, che sono un'esclusiva proprio di Assolutamente. Cactus e di Citroën, mettono al riparo anche da ingenti costi e fungono essi stessi da elemento estetico, possiamo dire, oltre che funzionale. Esatto, sono dei veri elementi di design. Allora, il design che cos'è? L'unione di estetica e funzionalità. Ecco, è un vero oggetto di design, molto semplice a vedersi, ma tecnologicamente vi posso garantire che sono frutto di uno studio molto Non elaborato sono dei per. pezzi di plastica messi No, lì. assolutamente. Sono un materiale termoplastico particolare, accoppiato in un certo modo, per cui fatto espressamente per un utilizzo automobilistico, quindi deve resistere a certe caratteristiche, agli urti fino a 5 km all'ora, deve essere ovviamente in grado di assorbire i graffi, eventualmente. Tutti i problemi di calore o delle temperature piuttosto che della luce, non deve variare nel tempo, insomma, tutte queste caratteristiche classiche del settore automobilistico vengono preservate e conservate in questa vettura ed è detto bene tu, cioè è proprio come conservare, come noi conserviamo gli oggetti di più pregio che abbiamo, per esempio tutti abbiamo la cover dello smartphone. Ecco, questa è un po' una cover per quanto riguarda un oggetto di valore come l'automobile, no? Quindi il concetto è molto semplice ed va proprio nella direzione di garantire la massima serenità alla guida e all'utilizzo della vettura. È un po' la nostra filosofia, questo concetto di fare vetture antistress, facili da utilizzare, semplici in ogni condizione. Ecco, sempre a proposito di C4 Cactus, di innovazione, entrando nell'abitacolo, lasciamo fuori gli air bump per un momento, troviamo del minimalismo, troviamo il display che è quasi un tablet e quindi, come dire, molte funzioni concentrate in pochi elementi e poi un altro elemento interessante, oltre al cockpit, che tu magari ci racconterai più nel dettaglio, anche quest'idea di grande familiarità, di grande semplicità con questo divano anteriore che Sì. Certo. sostituisce i due sedili. Di fatto i sedili esistono, naturalmente ci sono le cinture di sicurezza, gli occupanti sono solo due, però si ha la sensazione di stare insieme, di vivere un po' come era una volta l'automobile con il divano unico. La convivialità, certamente. Se partiamo da quest'ultimo aspetto è molto importante, è proprio una nuova
filosofia di comfort che vogliamo instaurare in questa vettura, inaugurare con questa vettura. Il comfort non è solo riuscire a ridurre i colpi che si possono avere per strada con le buche o sulle altre particolarità, è proprio un modo di stare a bordo in maniera più rilassata, più serena. Un fattore feel good, noi lo chiamiamo, no? Sentirsi bene all'interno della propria vettura. Allora, la convivialità, l'aspetto di questi sedili e anche il comfort di questi sedili è particolare, no? Ci sono sedili morbidi in cui uno si accomoda in maniera come sulla poltrona di casa o sul divano di casa. E poi sicuramente l'idea di togliere tutto ciò che era diventato secondo noi un po' esagerato come numero di tasti, di bottoni che fanno bella mostra di sé sulle nostre plance delle vetture, ma che generano anche un po' di ansia, un po' di ergonomicamente, diciamo noi, dal punto di vista scientifico, non erano il massimo. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di radunare tutte le opzioni e i comandi della vettura in un unico schermo touch, quindi tutta la vettura viene comandata grazie a questo touchpad da 7 pollici, in cui appunto si può comandare dalla climatizzazione, il telefono, la navigazione, la radio, i comandi principali della vettura, e questo garantisce una pulizia estetica, quindi diciamo un minimalismo, come hai chiamato tu, della plancia, perché abbiamo eliminato quasi tutti i tasti e i bottoni e li abbiamo concentrati in un touchpad. E poi molto più semplice da utilizzare, perché ormai tutti abbiamo a disposizione il nostro smartphone che ha essenzialmente la funzione di touch, e quindi sappiamo bene come usarlo. Guardate, amici, come cambia il modo di concepire l'automobile. Fino a qualche anno fa anche le utilitarie, le vetture più compatte, dentro dovevano sembrare delle ammiraglie, quindi ci si metteva di tutto, tanti tasti, più comandi si avevano davanti, più strumenti e più la vettura sembrava di alto livello. Adesso si sta facendo il contrario. Ovviamente le funzioni sono molte di più, perché l'elettronica ci consente di controllare molte più cose all'interno della nostra automobile, però tutto questo avviene con meno pulsanti, quasi certo, scomparsi, con l'ausilio degli schermi touch, e quindi l'impressione in realtà è di una grande semplificazione, mentre fino a qualche anno fa era il contrario, si riempivano le vetture di comandi e ovviamente questo rendeva la guida anche più difficile. Mi viene in mente un paragone, forse Marco, un po' azzardato. Le vetture c'entrano, non c'entrano nulla in realtà, però alcune caratteristiche di simpatia, tu già sai dove voglio arrivare, di simpatia, di originalità, di minimalismo che bene interpreta in chiave ovviamente moderna la C4 Cactus, a ben vedere in casa Citroën hanno fatto parte del DNA di tanti modelli, e uno in particolare, la 2 cavalli, che ovviamente non c'entra niente con la C4 Cactus, che non è la riedizione moderna della 2 cavalli, però alcune caratteristiche mi piace pensare che le avete prese da lì. E allora lanciamo un servizio che la regia ha preparato, una sorpresa, andiamo a vedere proprio un raduno, un importantissimo raduno, migliaia di 2 cavalli, un raduno che si svolge ogni anno e che mette insieme questo modello straordinario della storia Citroën, tutti se la ricordano, e questa vettura iconica che è ancora veramente grande protagonista, perché rappresenta non solo un mezzo straordinario, poi magari 2 parole ce le spendiamo quando torniamo in studio, ma veramente anche una filosofia di vita.
Un mondiale è un incontro di amici. Qua si trova di tutto, veramente di tutto. Puoi incontrare la macchina più spartana, la macchina tirata lucido, robe che ti fanno battere il cuore forte forte. Ed eccoci di nuovo in studio con Marco Freschi, responsabile comunicazione di Citroën. Avete visto due cavalli, una vettura che a distanza di quasi 30 anni dalla sua uscita in produzione è ancora capace di catturare l'emozione di tantissimi giovani che magari non erano neanche nati. È proprio una filosofia di vita, è una vettura ormai storica che però proprio per questa filosofia di vita che porta con sé, questo suo modo di essere, questa gioia di vivere che esprime, riesce a catturare ancora l'attenzione e la voglia di creare questa community, questa comunità, questa tribù dei due cavallisti, come si chiamano, che hanno regole precise, hanno questa voglia di stare insieme in maniera informale, in maniera molto gioiosa, allegra. E questo è lo spirito vincente, lo spirito che vogliamo comunque mantenere nei prodotti, si trova in questa simpatia, questa umanità anche dei prodotti, che è un valore molto importante per noi, questa positività. E Due Cavalli ha fatto proprio la storia di Citroën in Italia, nel mondo, e quindi è veramente un prodotto icona per noi ed è un grande privilegio riuscire a mantenere questo spirito ancora oggi nei prodotti. Ti faccio una domanda alla quale sicuramente non mi risponderai, però te la faccio lo stesso. Due Cavalli, poi c'è anche Méhari o Méhari per essere forse più corretti, un'altra grande icona, tutti se la ricordano, vettura completamente in vetrolesina, completamente fantastica, apribile, l'ideale per la bella stagione, ma anche quella veramente ha segnato un'epoca. Se ne parla da anni, prima o poi Citroën rifarà la Méhari, prima o poi Citroën rifarà la Due Cavalli, ovviamente tu non me lo dirai, ma è un'idea che in qualche maniera è rimasta all'interno di Citroën? Sì, è rimasta come spirito, come valori, sicuramente. La Due Cavalli è veramente un modello difficilissimo da rifare oggi per motivi tecnici di regolamentazioni e poi il nostro centro stile non ha questa voglia di rifare, di riguardare al passato, di fare oggetti retro. Il nostro centro stile sta sempre guardando avanti per cercare di fornire delle risposte, delle esigenze adeguate ai clienti di oggi e di quelli che però saranno. Però vetture che incarneranno, in parte già lo sta facendo la Cactus alle nostre spalle, quello spirito, quel senso di libertà. Sì, ci saranno e avremo ci novità sono, in questo senso. Esatto, sicuramente, su questo sì. Bene, a proposito di prodotto invece bello concreto, C5 Cross Tourer, insomma una Citroën grossa, importante, tanto spazio. Questo fa parte proprio della un'altra vetture di successo del marchio Citroën, sono le Grand Routier, no? Le grandi stradiste, vetture appunto adatte a grandi viaggi perché hanno un comfort e una capacità di un comportamento stradale del più alto livello attualmente possibile in commercio, e lo fa grazie a numerose cose tecnologiche, tra cui ovviamente le sospensioni idrattive, che sono un'esclusiva del nostro marchio, che garantiscono un comfort di viaggio in qualsiasi situazione, su qualsiasi superficie stradale, in qualsiasi condizione di carico anche. Queste sospensioni sono in grado di mantenere un comportamento stradale di altissimo livello,
E questa vettura con questa tecnologia è stata recentemente aggiornata per quanto riguarda soprattutto le motorizzazioni, motorizzazioni di ultima generazione, quindi i nostri motori Blue HD, quindi turbo diesel da 150 e 180 cavalli, tutti ovviamente Euro 6, quindi con consumi ovviamente contenuti, prestazioni brillanti. Accoppiate anche a un nuovo cambio automatico, il cambio automatico EAT6, molto facile da utilizzare, molto fluido, quindi aggiornati sia nella parte motoristica e anche negli interni e nell'interfaccia uomo-macchina, perché sono stati aggiornati tutti i sistemi di navigazione e di controllo della vettura, anche qui grazie a schermi touch e a controlli, nuovi controlli in grado di avere una nuova ergonomia a bordo, quindi ancora facilità di utilizzo e di comfort generale, quindi della vettura stessa. Dobbiamo lasciare C5 Cross Tourer, non perché non ci sarebbe molto altro da dire, ma perché il tempo è tiranno e c'è un'altra importante novità che in qualche maniera riguarda sempre il tema dello spazio, delle grand routière, come l'abbiamo detta la francese. Avete introdotto, un po' a sorpresa, proprio lo scorso mese di dicembre, quindi pochi giorni fa, una nuova categoria di vetture, possiamo dire. È qualcosa che prende il posto di quella che era una volta la classica monovolume. Sì, il Citroën Space Tourer è come dici, un nuovo prodotto, nuovissimo, che quindi nasce, sarà visibile a partire dal mese di marzo al Salone di Ginevra e nasce proprio con l'esigenza di, come dire, coniugare i valori necessari per un grande monovolume, per un utilizzo familiare, con i valori di un utilizzo più business, più lavoro, più appunto legato a questi temi. Un segmento di mercato in crescita, un segmento di mercato molto interessante. Noi ci proponiamo con un prodotto completamente nuovo, moderno, in grado appunto di essere il nuovo punto di riferimento per chi cerca spazio, per chi cerca comfort, per chi cerca alte prestazioni in tutte gli ambiti della vita, della nostra vita, no? Sia nell'ambito familiare che in quello Ecco, business. possiamo dire che questa categoria, che io definirei ancora monovolume per capirci, ma è come dire, in via d'apparizione ormai da qualche stagione, sta riscuotendo sempre un grande successo, non possiamo nascondere che ha diverse parti in comune con i veicoli commerciali di cui deriva. Ma questo serve a offrire, correggimi se sbaglio, alla clientela un prodotto di grandi dimensioni con costi però più contenuti rispetto alle crossover o rispetto alle SUV, perché i Esatto. monovolume tradizionali sono un po' scomparsi, o sono andati verso l'alto come dimensioni e come costi, o hanno incontrato altre categorie come i SUV compatti o i cross tourer, che però hanno perso un po' di vista l'obiettivo, quello di massimizzare dimensioni e costi. Queste categorie così trasversali che ereditano dal veicolo commerciale alcune componenti di struttura servono proprio a questo, a offrire lo spazio che una volta poteva garantire il monovolume, però a condizioni economiche molto molto vantaggiose. Sì, con una struttura di base molto robusta, molto affidabile, molto economica, ma Collaudata anche. collaudata, con quindi prestazioni invece di assoluto valore in termini automobilistici, come comportamento su strada, come comfort, come equipaggiamento. Quindi è gi un giusto mix tra funzionalità e invece comfort e valori estetici, diciamo anche così. Bene, guardiamo ancora al futuro, un 2016 sarà ricco di novità, non ve le possiamo naturalmente anticipare tutte subito, però riprendiamo un paio di temi che nel 2015 hanno catalizzato l'attenzione degli osservatori e degli appassionati. Due concept car che nella tradizione Citroën però non sono destinate solo a rimanere là come degli esempi di bravura e di stile o di tecnologia, ma poi finiranno prima o poi. Prima piuttosto che poi, anche nelle vetrine dei concessionari e poi su strada. Parliamo di Aircross e di questa Cactus M che io trovo straordinaria. Sì, sono due concept car che abbiamo presentato nell'ultimo Salone di Francoforte. Sono due prodotti completamente diversi perché si muovono in due segmenti di mercato completamente diversi, ma che sono uniti,
Dalla filosofia Citroën, cioè quella di offrire qualcosa di originale, di creativo, di veramente differente da tutto ciò che si vede su strada. Quindi essere differenti, originali e creativi in tutti i segmenti di mercato, in tutte le proposte e nelle attività che facciamo, vuol dire per esempio andare a identificare nel mondo dei SUV una nuova tipologia di vettura, come questa Aircross, a cui abbiamo tolto tutta l'aggressività, tutta direi questa aggressività che è un po' insita nel mondo dei SUV. Noi non siamo molto lontani da questo concetto, la vogliamo invece una vettura protettiva, Amichevole. robusta, amichevole, in grado di garantire veramente un benessere a bordo, di alta tecnologia, perché su Aircross viene inaugurato un nuovo sistema di motorizzazione ibrida ricaricabile, quindi molto attenta anche all'ambiente perché è dotata di motorizzazioni elettriche e termiche che, unendosi, possono dare origine a delle prestazioni supplementari per il cliente, come per esempio quella di avere quattro ruote motrici, no? Che è classico ed è un valore fondamentale dei SUV. Per quanto riguarda Cactus M, è proprio come dicevamo, uno strizzare Beh, l'occhio c'è molto della Mehari, insomma, esatto, dai, come idea è la Mehari a una vettura attualizzata iconica ad oggi. Citroën, che è Mehari, che aveva proprio questo senso di libertà, questa voglia di andare all'aria aperta, di vivere all'aria aperta, viene riproposta in maniera ovviamente attuale, moderna, con degli accenni stilistici proprio in grado di far emergere questi valori. Come dicevamo, questi valori sono i nostri valori e non li vogliamo mollare, non li vogliamo, come dire, rinunciare anche nei prodotti futuri e nei prodotti attuali che, nonostante le condizioni oggi di costruzione, di creazione, di progettazione di una vettura, siano completamente diversi da quelli del 1968, quando è nata Mehari. Bene, però alla fine tutti questi valori di simpatia, di inclusione, di originalità, di affettuosità, secondo me, anche nei confronti degli occupanti e degli altri utenti della strada, che fanno parte del DNA di Citroën, non fanno dimenticare a Citroën però anche la passione per lo sport. Cioè, c'è anche però una componente cattiva di Citroën, aggressiva ovviamente nei luoghi, negli spazi allo sport deputati. Allora diamo la linea alla regia, se no ci diventiamo tutti troppo buoni, troppo dolci. Andiamo a vedere cosa hanno combinato proprio in Italia gli amici di Citroën Italia con degli altri partner importanti, che hanno dato vita a una versione cattivissima della C3. Partendo da una base molto di serie, una macchina un po' di tutti i giorni, abbiamo deciso di provare a costruire una vettura racing. Abbiamo realizzato un progetto per poter costruire un rollbar adatto alla vettura che non esiste, quindi è stato costruito dal nulla e poi seguendo i dettami del regolamento Super Production abbiamo allargato la vettura, l'abbiamo abbassata, abbiamo cercato di abbassare un po' il baricentro della macchina. Abbiamo usato quasi tutto materiale di provenienza gruppo PSA, avremo motore che è praticamente un motore RCZ, quindi Peugeot derivato, e abbiamo sfruttato invece per la meccanica molte delle parti della PS3 R3. Cosa che secondo me è molto carina è proprio questo fatto che non partiamo da una macchina che è racing, ma partiamo proprio da una macchina che è la macchina di tutti i giorni. E quello secondo me è un po' la chiave anche vincente del progetto. Il concetto è che la macchina sia bella, sia affidabile. E però il progetto finale è quello di cercare di incrementare anche le prestazioni, cioè alla fine sì, deve essere carina, ok, però deve anche andare forte.
utilizzato il meglio di quello che offre il mercato. La Procar, già esperienza sul marchio Citroen, anche se questa, la C3, è totalmente nuova. La MC Mototecnica si è occupata della parte motoristica e poi abbiamo un ultimo nato, il supporto di Magneti Marelli, che dal punto di vista elettronico ci ha risolto molti problemi. Sfido chiunque a guardare una normale Citroen C3 per strada e poi paragonarla a questa. È questa vettura totalmente modificata. È stato uno splendido lavoro della Procar veramente modificarlo. Ci ha aiutato molto dal punto di vista aerodinamico e grafico e devo ringraziare di persona Marco Carbon, che è stato un po' il disegnatore insieme a me e quello che ha fatto il rendering grafico, però poi tutto il resto sono stati presi i pezzi migliori del gruppo PSA. Abbiamo il meglio, non possiamo sbagliare, dobbiamo solamente fare ancora meglio. Crediamo di poter fare delle cose un po' diverse dalla normalità, infatti uno slogan della Citroen che è sulla macchina è Be Different e sicuramente non lo siamo stati in questo. E allora eccoci di nuovo a Auto News, ospite responsabile comunicazione Citroen Marco Freschi, puntata monografica dedicata alle tante importanti novità di questo 2016 di Citroen. Abbiamo parlato adesso della C3 Max, questa cattivissima Citroen. Prima parlavamo di valori positivi, di affettuosità, certo, del marchio, di non aggressività, però poi c'è anche questa componente sportiva che viene fuori. Beh, il DNA di Citroen ha una componente sportiva importante. Da anni siamo impegnati in un'attività sportiva che ha prodotto grandissimi risultati. Siamo stati 4 volte vincitori della Parigi-Dakar, 9 volte campioni del mondo del titolo WRC, cioè nei rally, e 2 anni consecutivi nel WTCC, quindi nel campionato. Vogliamo spiegare, il WTCC ormai è conosciutissimo, però ecco, è un po' una novità a livello dello grande sport mondiale dell'auto di questi ultimi 3 anni. Certo, insomma. È un campionato mondiale che si corre su pista, quindi con un vero campionato che abbraccia veramente tutti i continenti, quindi dalla Cina al Brasile, all'Argentina, l'Africa con delle gare in Marocco, la Russia, quindi un campionato veramente mondiale dove si usano vetture da turismo, quindi vetture che hanno una facilmente riconducibile a delle vetture di serie, in cui appunto ci si compete su pista su 2 gare, con 2 gare sprint da 25 minuti. E in questo caso, in questo campionato, noi abbiamo, diciamo, negli ultimi 2 anni monopolizzato sia il titolo costruttori che il titolo piloti, essendo Pecito Lopez, un pilota argentino, campione del mondo per 2 anni consecutivi. Dicevo, per noi è importante l'attività sportiva perché, oltre a essere un fattore importante di comunicazione a livello internazionale soprattutto, è una veramente per noi una palestra tecnologica, cioè un trasferimento, un grande lavoro di ricerca e sviluppo a cui poi riusciamo a dare un seguito nei prodotti di serie. Questo è molto importante, quindi l'attività sportiva non fine a se stessa, ma sempre in funzione di un aggiornamento tecnologico in grado poi di dare frutti sul prodotto di serie. Questo è veramente molto importante, lo facciamo per questo e quindi è molto importante tutta l'attività che facciamo sia nell'ambito rallistico che su pista. Ci sono elementi tecnologici da sviluppare, migliorare l'affidabilità, migliorare l'aerodinamica,
capire i diversi fondi stradali e quindi adeguare il comportamento stradale delle sospensioni e della vettura. Quindi tutta una serie di implicazioni molto interessanti derivanti dal racing, dove la performance è portata al più alto livello. Non posso che sottoscrivere in pieno le parole di Marco Freschi, lo sport è sempre stato legato intimamente proprio alla storia dell'automobile e ancora molto da dare anche nei riflessi ovviamente sulla produzione, sui miglioramenti anche tecnologici della produzione di serie. Chi ha pensato, e purtroppo mi riferisco anche al costruttore nazionale che in alcuni settori aveva una grandissima esperienza, una grandissima capacità e ha abbandonato negli anni questo settore, e ci fa piacere invece vedere come ad esempio i francesi, in particolare il gruppo PSA, ma non solo, insomma sono molto attenti, molto attivi nel mondo dello sport. Speriamo che prima o poi a Torino si decidano a capire che non c'è solo la Formula 1. Bene, Marco, siamo in chiusura di puntata e siamo anche in chiusura di questo mese di gennaio, che insomma inizia un 2016 importante per l'auto. L'Italia ha subito in questi ultimi anni una crisi devastante, superiore a quasi tutti gli altri paesi europei. Ne abbiamo parlato in tante occasioni, situazioni contingenti si sono legate a invece questioni internazionali. Ci sembra che, almeno a giudicare dalla crescita continua del mercato nell'ultimo anno, il peggio sia passato e la tendenza finalmente sia decisamente invertita. Ci vorrà molto però per tornare ai livelli pre-crisi, forse non ci si tornerà mai, però l'automobile sta dimostrando una grande vitalità, ovviamente a livello mondiale, non solo italiano. Come sarà il 2016 per l'automobile? Ma sarà un anno molto importante per Citroën in particolare, un po' perché appunto agganciare questa ripresa è fondamentale per noi, che abbiamo sempre investito nel prodotto, non ci siamo mai fermati davanti alla crisi e quindi non abbiamo mai tirato indietro gli investimenti nell'ambito del prodotto. Non avete mai fermato linee di idee di produzione come hanno fatto altri costruttori? Congeliamo questo, aspettiamo a fare questo? No, non abbiamo mai pensato che fermare lo sviluppo dei prodotti e tecnologico fosse una soluzione per ridurre i costi in un momento di crisi e quindi per tamponare una situazione. Abbiamo tagliato i costi dove era possibile, tranne che nella ricerca e sviluppo e nella linea di prodotti, e adesso noi cerchiamo di raccogliere i frutti ora che la ripresa si sta concretizzando. Avremo quest'anno degli importanti prodotti da lanciare sul mercato, molto interessanti per i clienti italiani. Il primo si vedrà proprio al Salone di Ginevra e poi continueremo a proporre un servizio ed una mobilità, direi in generale, servizi di mobilità nuovi ai clienti italiani, che sono sempre più pronti a capire e a interpretare i prodotti più adeguati al mercato e alle situazioni oggi. Quindi questo è il nostro impegno, quello che facciamo ogni giorno, per cercare di essere sempre più competitivi, sempre più alla risposta dei clienti. Bene, e ricordate sempre che quando va bene l'auto, va bene l'economia, quando va bene l'auto, va bene la vita di tutti noi, indipendentemente dal fatto che possediate un'automobile oppure no. Ringraziamo per essere stato con noi Marco Freschi di Citroën Italia, e grazie anche naturalmente da parte di Carlo Braccini per aver seguito con noi questa importante puntata di Auto News dedicata a Citroën e alle novità di questo 2016. Appuntamento come sempre su Automoto TV.